Buongiorno, ciao, benvenuto alla lezione Rastoda Tutto. Per la lezione di oggi, come quasi al solito, ci servono tutti gli attrezzi. Quindi parliamo di pesi, 1,5 kg, una bottiglia da 1,5 litro d'acqua piena. Regolati tu in base al tuo livello di allenamento se rimanere invece su una bottiglia da 1 litro o su 1 kg, se hai manubri da 1 kg. Ci serve il cerchietto, io quando vedi palla, la fluid ball, sai già di recuperare un peso di 4-5 kg, anche 6 se il tuo allenamento è a un buon livello, ok? Lo useremo solo per pochissimi esercizi per dare veramente una sferzata ai nostri muscoli. Ci serve la fascia elastica e ci serve anche il loop. Ok? Ho preso tutto. Più o meno. No, attenzione, attenzione, attenzione. Ecco qui, ecco qui. Mi raccomando, un sorso d'acqua insieme o diciamo di miscela plurivitaminica e anche gustosa. E quindi adesso sì che possiamo iniziare. 45 minuti, ragazzi, per rassodare tutto il corpo. Iniziamo dal nostro amichevole riscaldamento, qualche secondo senza nulla in mano, poi vediamo cosa andare, mani o piedi che siano, andiamo a creare delle resistenze. Come sai, in questa lezione di rassoda tutto, scritto bello maiuscolo, andiamo a rassodare i principali, ovviamente, gruppi muscolari che ci danno anche un po' di soddisfazione, tra virgolette, estetica, vedere insomma le cosce più sode, braccia, girovita. Andiamo a targetizzare proprio queste fasce muscolari. Ci serve inevitabilmente, anche perché il nostro livello ormai di allenamento è abbastanza elevato. Caricare, quindi manubrietti almeno da 1,5 kg, stringi bene il tuo cerchietto quando useremo il cerchietto, un bel carico da almeno 5-6 kg, mi raccomando. E altra cosa importante, alterneremo le parti muscolari, 10 minuti circa a testa, interno, esterno, gluteo, girovita, braccia, spalla, addome. Ok? E questo è molto molto importante, al di là del beneficio, se vogliamo chiamarlo estetico, o comunque di quella sensazione che ci dà frizzantezza un po' in tutto il corpo, è data non solo perché i nostri muscoli diciamo vengono sollecitati e quindi senti il beneficio a livello di tono muscolare anche nelle ore successive alla lezione, ma anche perché diventa altamente tonificante per il nostro sistema cardiocircolatorio, ma soprattutto circolatorio. Perché, te l'ho già spiegato, ma te lo ricordo, quando facciamo lavorare la muscolatura, intanto continua con lo step touch laterale, apriamo e chiudiamo le anche, manteniamoci, continuiamo a muovere l'intero sistema. Quando facciamo un lavoro con i manubri, con il cerchietto, eccetera, e andiamo a targetizzare un preciso muscolo, il sangue viene richiamato nella muscolatura che sta lavorando. Ok? Quindi se noi facciamo un po' di minuti qua, un po' di minuti qua, un po' di minuti qua, vedi dove va il sangue, un po' di minuti qua. Quindi diventa altamente tonificante, ok? Anche per il sistema circolatorio, ok? Molto bene. Quindi dal step touch laterale passiamo lo sposto il peso a destra e a sinistra e perché no andiamo anche a calciare con il tacco il gluteo. Riscaldiamoci bene anche le ginocchia, molleggiando bene. Fantastico. Te l'ho detto che sarebbero passati pochi minuti dal non avere esattamente nulla in mano fra i piedi. Infatti, andiamo a prendere i pesetti e ancora qualche minuto di riscaldamento, ma con i pesi in mano. L'altra volta, se ben ricordo, abbiamo fatto un bel lavoro per le braccia. Oggi daremo un po' più di enfasi all'addome, alle gambe e all'addome, senza dimenticare le braccia che,
già in questa fase di riscaldamento, come vedi, devono sorreggere 1,5 kg in più ciascuna rispetto al carico naturale. Lasciami le spalle ben abbassate e la colonna ben allungata. Ossigenati bene e quindi anche qui passiamo. Basta solo reggere un po' i pesetti, sentirai lavorare bene il bicipite. Al step touch laterale, reggendo, quindi mantieni bene flessi i gomiti con le spalle giù e la colonna ben allungata. E quindi sposto il peso, prendi familiarità con questo sposto il peso e quindi nuovamente vado a calciare con il tacco il gluteo. Continuo a reggere i pesetti, a mantenere la colonna allungata. Fantastico. Continua con questo movimento generale del corpo, ma preparo le braccia distese dietro la linea del corpo, in modo tale, mi sono avvicinata spaventosamente al muro, al soffitto, vedi, non qui le braccia, un filino dietro in modo da attivare il muscolo tricipite brachiale, quel muscolo che ci dà tanto da pensare quando dobbiamo mettere le magliette a manica corta, cose del genere. Ok? Molto bene. Mantieni lì le braccia e lasciami lo step touch laterale. Continuiamo comunque a muovere l'intero sistema, ad attivare bene il corazon. Dovresti sentire un pizzico di affaticamento, ancora poca roba, non sentiamo ancora il classico fiatone che ci blocca, siamo in fase ancora di riscaldamento. Molto bene, torna la camminata sul posto e andiamo a muovere velocemente le braccia con un movimento di mulinello davanti al petto. Ne fai un po' in un senso, un po' nell'altro. Puoi fare inspiro in un senso, espiro nell'altro. Vai veloce con le gambe, veloce con le braccia. Ora, e fantastico. Adesso facciamo come ti conosci i finti salti con i pesetti. Senti come anche 3 kg in più si percepiscono subito. Fai oscillare le braccia assieme. Un po' ci aiutano nello slancio del salto, però sono pur sempre 3 kg in più. Ora mi tieni nello step touch laterale, le braccia fuori, però non all'altezza delle spalle, un filo più basse. Collo lungo, colonna allungata, gomiti un po' sospesi, non lasciarmi i gomiti mosci giù così, un po' come se due fili tirassero in su anche i nostri gomiti. Ossigenati bene, lavora bene con la respirazione, con la powerhouse. Andiamo a colpire con il tallone il gluteo. Forza ancora un po'. Voilà. Torniamo allo sposto il peso e al portare il manubrio verso la diagonale in alto opposta. Abbiamo usato i pesi e la parte, diciamo, dedicata alle braccia, già in fase di riscaldamento e in generale anche questo carico addizionale in più a livello di braccia ci fa, come senti, salire più velocemente anche la frequenza cardiaca. Molto bene. Ora non è finita qui, appoggia. Atterra i pesi, ma non te ne allontanare troppo. Entra con le gambe all'interno del loop, a livello delle ginocchia, lo tieni e riprendimi subito i pesetti in mano e continuiamo anche a lavorare
tenendo i pesi in mano e con il doppio passo laterale che conosciamo, è un grande classico di culotte de cheval, ti ricordi cosce snelle culotte de cheval? Due passi lunghi per coprire la lunghezza del nostro mat. Molto bene. Prepariamo le braccia, quindi pesetti all'altezza delle spalle. Ok? E quindi mentre eseguiamo questo passo con questo doppio passo laterale con le gambe, allungo in alto le braccia. Abbastanza rapido. Uno, due, uno per passo. Non occorre distendere e stecchire i gomiti, preferisco che ti concentri nel lasciare giù bene le spalle. Tienimi bene il girovita, lo so, lo so. Dai che non manca molto. Voilà. Stop. Camminata sul posto, un po' a papera, nel senso che devo tirare il loop e quindi mantenere l'appoggio dei piedi un poco separato. Un attimo che guardo bene l'orologio. Tempi tecnici precisissimi, colonna allungata bene in alto. Molto bene. Allora, amici, andiamo. Uno, ad appoggiare i nostri pesi. Due, faccio scendere il loop, ma il loop non me lo dimentico. Tre, passiamo all'argomento adduttore, oggi lo trattiamo bene da in piedi. Mettiamo il cerchietto fra le caviglie, senza dar noia ovviamente ai malleoli. Allora, più impegnativo senza l'appoggio della mano, diciamo, ad un mobile, se ce la fai stai senza appoggio. Se vedi che ogni ripetizione viene funestata dall'equilibrio, trova un appoggio con la mano perché l'obiettivo principe non è l'equilibrio che aggiungerebbe intensità all'esercizio, ma sentire il lavoro nell'interno delle cosce. Quindi posiziona il cerchietto nel punto dove c'è meno noia possibile, non è fastidio zero. Avvicina i piedi in modo tale che il cerchietto venga stretto. Senti che se tu non ci pensi, il cerchietto ti spinge in fuori le caviglie, ecco perché dobbiamo appoggiarci bene con i piedi, stringere le tibie e sentire un costante coinvolgimento dei muscoli interni delle cosce. Stringi i glutei, vai con il coccige appena appena in sotto, colonna allungata, stacca da terra i talloni, ma non permettere al cerchietto di aprire le caviglie e le tibie. Uno, giù, due, giù, tre, giù, quattro, giù, cinque, giù, sei, giù, sette, giù, otto, giù, nove, giù, 10, giù. Peso sulla gamba destra, il piede sinistro, come vedi, solo sfiora terra, colonna allungata. Stringi il cerchietto, uno, inspiro, piano apro, fuori l'aria, due, stringi forte, 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 attivati bene nella powerhouse e piano apro, fuori l'aria, tre, fuori l'aria, quattro, stringo forte, 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 inspiro, fuori l'aria, cinque, inspiro. Fuori l'aria, 6, inspiro, fuori l'aria, 7, stringi forte, quando senti che, a meno che tu non abbia male alle ginocchia, alla schiena, eccetera, cerca di superare, quando senti che c'è una sorta di muro nel cerchietto, provaci un po' di più, vai ancora, fuori, 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 e in, fuori, 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 resta stretto, appoggia i piedi, torniamo in un appoggio stretto dei piedi, stringi bene i glutei, vai con il coccige in sotto, pancia dentro, colonna allungata, eleva 10 volte i talloni, 1, 2, non permettere al cerchietto di aprire le tibie e le ginocchia, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, vado in equilibrio sulla gamba sinistra, mollo un attimino il cerchietto senza chiaramente perderlo, allungati bene in alto, studia la postura, cocci gen sotto, glutei contratti, inspira e fuori l'aria, stringi forte, 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 piano, apro, fuori l'aria, scavami l'addome, allungati in alto, stringi forte e ritorno, il ginocchio deve guardare ben avanti, fuori l'aria, 3, inspiro, apro, fuori l'aria, 4, apro, fuori l'aria, 5, apro, fuori l'aria, 6, apro, fuori l'aria, 7, apro, 8, apro, 9, apro l'adduttore, 10, appoggia i piedi, stretto già il cerchietto, ultimi 10 releve, 1, 2, stringo forte il cerchio, 3, 4, stringo forte, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lascio andare senza decoro. Ma entro dentro al cerchietto, con controllo invece lo raccolgo e lo posiziono all'esterno ancora delle caviglie sopra l'area dei malleoli. Anche qui la posizione dei piedi è molto larga perché se tu guardi giù devi vedere non un cerchio ma un ovale. Con le tibie spingo in fuori, mantengo comunque un buon appoggio dei piedi e a questo punto mani davanti alle spalle, continuo ad aprire il cerchio e facciamo degli squat. 1, bene la linea ginocchia punta dei piedi, 2, 3, 4, continuiamo ad attivare glutei. Esterno coscia, in parte il nostro girovita, gli erettori spinali per mantenere ben distesa la colonna. 6, 7, 8, 9 e 10. Voilà! Equilibrio su una gamba, stacco da terra. La punta del piede, in questo caso il sinistro, facciamo 10 insistenze in apertura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dall'altra parte, provo l'equilibrio, stacco il piede, 10 insistenze. Vado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 10 volte squat, mani davanti alle spalle, vai tenendo sempre ben aperto il cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, fantastico. Ancora 10 insistenze in equilibrio sulla gamba destra. Apro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dall'altra vado e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terzo set di squat. Apro bene l'appoggio dei piedi, mani davanti alle spalle. Giro vita forte tenuto. Vai bene dietro i glutei e ritorno. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, ultimo 7, vai, 10 insistenze in apertura, 1, 2, 3, 4, apro forte, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, vai dall'altra, allungati bene in alto e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senza decoro mollo. Oh. Allora, ci prepariamo per metterci a terra sul nostro tappetino. 1, 2. Bevo un goccino d'acqua. Fatelo anche voi, solo un sorsino. In realtà perché ho mangiato due mandorle e prima di iniziare... E sai quando un pezzettino di mandorla ti rimane? Eccoci qua. Allora, ragazzi, abbiamo fatto interno, esterno. Considero fatte le braccia, anche se verranno ancora una volta stimolate. E andiamo a lavorare bene. Aspetta che metto dritto il tutto. Non è dritto. Ullala. Perché è storto qua. La bolla devo prendere. Ecco, forse così va bene. La bolla. In realtà la bolla ce l'ho, devo solo trovarla in questa marea di cose. Allora, amici miei, partiamo dalla panca dorsale. Gambe leggermente separate, piedi a martello, tese le gambe, bene dietro le braccia, le dita delle mani guardano appena, non esattamente avanti, appena appena fuori. Bene il petto aperto, giro vita forte. Solleviamo il bacino da terra. Pensa di farlo proprio scavando, stringendo i glutei, vado in su dal coccige e resto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apri bene il petto in su, tieni l'addome scavato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Un allungo anche per sciogliere i polsi, intreccio le dita delle mani e mi allungo in alto. Su, 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 su,
sulla schiena. Ricordati di risalire non con la forza della schiena, ma camminando un po', diciamo, a ritroso con le mani lungo le gambe. Ci giriamo ed eseguiamo la panca frontale. Dalla posizione di quadrupedia preparata all'inizio del tappetino ad una delle due estremità per avere lo spazio di sviluppo delle gambe dietro, l'estendo, mantieni la schiena sull'orizzontale, ventre scavato, glutei contratti, coccige leggermente in sotto. Respingi bene il suolo con le braccia, con i palmi delle mani e 1, 2, 3, 4, 5, stringi le cosce, approfondisci l'addome, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù le ginocchia, rovescio le dita dei piedi, mi allungo all'indietro, mi distendo, tirati bene. Molto bene, fantastico. Piano vengo su, mi appoggio sul braccio destro disteso, gamba sinistra distesa, la gamba sotto è flex, mi sollevo, ok, e quindi a questo punto stendo anche la gamba di sotto, spingo bene in alto il bacino e tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, giù, gambe a Z e mi fletto lateralmente, riposo il polso,
e il lato destro del corpo. Stiamo lavorando sul girovita. Inevitabilmente le braccia ci sostengono, poi come sai il lavoro in plank laterale, dorsale, frontale è sempre un lavoro globale, però il focus in questo momento è il nostro addome. Sono sul fianco sinistro, braccio sinistro disteso, gamba destra distesa. Faccio la prima elevazione lasciando flessa la gamba di sotto e quindi la distendo, infilo il piede sotto e tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Giù, giù, posizione a Z delle gambe, mano sul ginocchio per fare leva e mi rilasso bene questo polso e mi tiro per bene. Tiro, 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 mantengo aperto bene il petto. E voilà, vengo pian piano su, molto bene. Ora ci mettiamo sdraiati, sdraiate sulla schiena. Fai attenzione a questa posizione, perché allora mettiamo le mani dietro alla testa, i gomiti ben aperti a terra. Ti chiedo di sollevare da terra mani e testa, ma di lasciare i gomiti a terra. Non serve sollevarsi di molto, però senti che la testa comunque continua a scaricare il suo peso sulle mani. Gomiti a terra, pancia scavata, stendimi bene le gambe. Continua a sentire, non dico un comfort e un relax, sia chiaro. Una bella apertura delle spalle, collo che si allunga. Stringi forte le cosce, approfondisci l'addome come per appoggiare a terra la schiena, ma soprattutto il centro della schiena. Stacca da terra le gambe e me le sposti a destra, sinistra, destra, sinistra. Molla la testa sulle mani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù e riposo anche il collo, girando la testa a destra e sinistra, giro la testa a destra, sinistra, giro la testa a destra, sinistra e proviamo a ripetere, mani dietro la testa, gomiti a terra, con le mani proprio spingo in alto la testa, lasciando invece spalle e gomiti a terra. Strizza le cosce, appiattisci la schiena, approfondisci l'addome, stacca da terra di pochi centimetri le gambe, portale a destra e a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, tieni giù la schiena, 6, 7, 8, 9, 10, giù, riposo, porto la testa a destra, porta la testa a sinistra, sciogli bene il collo e quindi ti giri sul fianco destro. Iniziamo appoggiando la testa sul braccio, scaricando bene. La mano dietro fa una sorta di neck pull perché ti tira bene. Posizione neutra sul fianco, quindi costato sollevato, solleva da terra le gambe e mano di controllo per l'equilibrio, solleviamo le gambe insieme, linea, pube, esterno, tostissima, glutei contratti, cosce forti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, restano sulle gambe, prova a sollevare da terra la testa, braccio e spalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, insieme braccia, insieme gambe e parte alta del corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non è finita, appoggia solo il gomito sulle gambe
ruota indietro sul gluteo d'appoggio, sei con il corpo in obliquo e teniamo lunga la schiena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raccolgo le ginocchia al petto, mano a terra e vado dall'altra parte. Ci mettiamo sdraiati, sdraiato sul fianco sinistro. Bene, la posizione iniziale con la testa che scarica il peso sul braccio, posizione neutra, stretti i glutei, pube esterno d'acciaio, vai sulle gambe bene 10 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lascia sulle gambe, stacca da terra il braccio e sollevati 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, assieme parte alta e gambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appoggiami solo il gomito, rulla sul gluteo, tieni questa posizione obliqua sulle gambe, senti con la manina qui il tuo obliquo lavorare per bene 10, 9, 8, 7, approfondisci l'addome, approfondisci, 6, 5, 4, 3, 2, 1, raccolgo le ginocchia al petto, molto bene, sdraiamoci e prendiamo, teniamo in, tutto in prossimità, ci manca, allora, loop, resistenza e la fascia per il finale. Allora, partiamo dalla grossa resistenza che siamo riusciti a recuperare ed entriamo pienamente in fase glutea, le ho dette tutte. Reggo il peso con le braccia, parti aderendo con la schiena a terra, quindi posizione di imprint, coccige verso il pube, addome approfondito, solleviamoci, verifica anche che quando sei su senti il bacino che fa proprio una ricerca, come se ricercasse una retroversione che di fatto non avverrà, non sarà eccessiva, ma senti che perdi l'eventuale iperlordosi che si può creare salendo, e scendo, sollevo, 1 e scendo, 2, 3, 4, resto su per 5 bounce, 1, 2, 3, 4, resto, stringi forte i glutei per 5, 4, 3, 2, 1, scendo e salgo per 5 volte, 1, 2, 3, 4, resto e faccio 5 bounce, 1, 2, 3, 4, 5, resto nel punto più in alto possibile, stretti i glutei, 5, 4, 3, 2, 1, giù, ancora, sollevati 5 volte, 1, 2, 3, 4, 5, rimani, 5 bounce, 1, 2, 3, 4, resta su, 5 tempi, stringi forte, 1, 2, 3, 4, 5, giù, ancora, bene la schiena, sollevati, 1, scendo, 2, scendo, 3, scendo, 4, scendo, 5, resto, 5 bounce, 1, 2, 3, 4, 5, tieni, 1, 2, 3, 4, 5, giù, ultimo set, forza, sollevati, 1, scendi, 2, scendi, 3,
4, sono morta. 5, 5 bounce, amici. 1, 2, 3, 4, rimani, ultimi, 5, 4, 3, 2, 1, e giù. Fantastico. Allontaniamo con gioia il carico. Avevamo da queste parti il cerchietto. Il cerchietto, aspetta, no, prendimi il loop, porta, entra con i piedi e le posizioni fra avampiede e retropiede, ci giriamo pancia in giù. Andiamo a attivarci bene con in parte i glutei, questo esercizio ormai lo conosciamo, in parte i glutei posteriore delle cosce. Allora, bene la preparazione, dita rovesciate, gambe distese, e sistemati bene, pube appoggiato, anche ben distese, giro vita forte. Un ginocchio si affloscia a terra, solleva bene il piede e andiamo a fare kick per sentire lavorare bene il balocchino muscolare qui appena sopra l'area del ginocchio. Purché venga mantenuta bene la posizione del bacino e della schiena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora ossigenati bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Stendi la gamba che hai appena lavorato, fletti l'altro ginocchio, sistema il bacino, l'apertura di entrambe le anche, vai, kick, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ossigenati bene, controlla la posizione, 1, 2, 3, 4, 5, aperte entrambe le anche, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fantastico, ti giri, pancia in su, toglimi il loop, lancialo dove vuoi, senza decoro, con soddisfazione lancialo, ok? Allora, amici miei, siamo all'ultimo secondo esercizio per i posteriori delle cosce e perché non in parte solo per il glutei, talloni, piedi molto lontani dai glutei, schiena in imprint, caviglia flex, quindi siamo puntati sui talloni. Non dico che convergo in intrarotazione le anche, però devo essere talmente diritta in parallelo con le gambe che ho l'impressione di convergere gli alluci e le ginocchia. E da qui mi sollevo a bridge, verifico la rotazione del bacino, pensa a una manopola qui che ti spinga in su il coccige, e scendo. Mi sollevo 2 e scendo. Mi sollevo 3. E scendo, sollevo 4 e scendo, sollevo 5 e scendo, sollevo 6 e scendo, sollevo 7 e scendo, sollevo 8 e scendo, sollevo 9 e scendo al 10, lo sai già, rimaniamo e concludiamo con dei bounce in su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tieni 10 secondi, forte la contrazione. 1, 2, su bene, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e voilà, giù. Molto bene. Portiamo le ginocchia da una parte e la testa la ruotiamo dall'altra.
Andiamo a rilassarci un pochino, non forzare le posizioni, sciogli eventuali contratture o fastidi a collo e schiena. Mi ossigeno bene e mi rilasso. Ora ci servirà solo la fascia, oppure se preferisci anche il cerchietto. Con la fascia, diciamo, ti permette posizioni, se non sei molto elastico, di raggiungere, diciamo, delle posizioni anche più facilitate, ok? Il cerchietto, avendo una misura più fissa, per quanto si possa stringere e allargare, rispetto alla fascia ti impone un po' più di rigidità. Comunque è fattibile in entrambi i casi, ok? Allora, io oggi userò il cerchietto, ok? Prendo le due estremità del cerchio, ci metto l'altro piede, il piede destro in questo caso all'estremità opposta, l'altra gamba la stendo. Come vedi, se non riesci a tenere, vedi, le braccia inclinate in avanti e la gamba distesa, ti consiglio di prendere la fascia, ok? Perché devi trovare, ormai ci conosciamo, ho già fatto diverse lezioni, comunque se fosse la prima lezione, l'inclinazione della gamba, ok, prima della verticale, affinché essa possa essere distesa con il piede a martello e con le anche che rimangono allineate orizzontalmente, schiena giù, ok? Piuttosto di partire qui con la gamba tanto, il ginocchio tanto flesso, parti prima della verticale. Vedi che se usi la fascia, faccio capire, se usi la fascia rispetto al cerchio, poniamo che tu riesca a stendere la gamba qui, hai la possibilità di scendere. Con il cerchietto invece è già un po' più difficile, quindi calibra su di te. Oggi lo faccio col cerchietto giusto per variare un po', okay? Per me è più indicato come tipo di elasticità, ma così vedi anche la doppia versione con il cerchio. E se è il caso di usare il cerchio o l'elastico. In ogni caso, qualunque sia il punto di inizio dove la tua gamba è distesa, prova a tirare un po' di più verso la verticale e, perché no, anche oltre la verticale. Mi ossigeno bene. Tiro, 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 tiro. Molto bene. Dunque, io ho la gamba destra e lascerò solo la mano destra al cerchietto e guiderò lo stretching portando la gamba all'interno, ok? Sento tirare bene la catena laterale. E dopo un primo step in cui cerco di tenere giù il gluteo, permetto invece a gluteo e spalla destra di sollevarsi. Sentirai ancora di più lo stretch sia sull'esterno che sul gluteo, esterno coscia e gluteo, e in parte ancora nella catena posteriore della gamba. Quindi rientra e mi cambi non la gamba quanto la mano, perché sai che approfittiamo di avere la gamba destra per tirare la parte posteriore, interna e laterale della coscia. Aprendo in fuori, ricordati di lasciare l'altro lato giù. Molla bene la gamba. E quindi recupero. A questo punto cambio. Prendo il piede, con tutte e due le mani prendo il cerchietto. Primo momento di stabilire qual è il punto giusto per te dove far partire la tua gamba. Metti pari le anche, schiena ben allineata, il ginocchio guarda la spalla, la gamba è distesa, il piede è leggermente flex a martello e da qui comincia a tirare, anche se in maniera impercettibile, ma continua la gamba alla verticale, ti ossigeni bene. Ti accorgi che rimanendo qua, indugiando qualche secondo in una posizione, quello che è un dolore magari abbastanza forte all'inizio si attenua, rimani sempre comunque in un livello di fastidio tollerabile, ma percepibile, altrimenti non avrà efficacia l'allungamento.
ossigenati bene, tira, scavami un po' l'addome, mantieni il bacino e le anche ben allineate. Voilà. Ora lasciamo la mano sinistra, gamba sinistra, mano sinistra, quindi braccio destro fuori. Porto la gamba all'interno, lasciando però il gluteo, in questo caso il sinistro, giù. Primo step di allungamento. Secondo step, permetti a gluteo e spalla, comunque al lato sinistro, di sollevarsi un po'. Non mollare completamente, altrimenti non si crea quell'opposizione che ti fa sentire bene lo stretch. Wow, sento proprio distendersi bene i muscoli che abbiamo appena. Considera che quando rassodiamo, i muscoli si accorciano per effetto della contrazione muscolare, ok? Tanto ritorna e cambiami la mano, mentre quando facciamo stretching la muscolatura meccanicamente distende, allunga ogni singolo sarcomero, che è proprio l'unità cellulare del muscolo, che in fase di contrazione, a meno che non sia una contrazione eccentrica, c'è un accorciamento della fibra, ok? Si produce forza accorciandosi. Quando invece la contrazione eccentrica si produce forza allungandosi, però ecco, fondamentalmente lo stretching si serve per contrastare la fase di accorciamento che abbiamo eseguito nella fase precedente e distendere, quindi anche concedere alle articolazioni di detendersi, decompattarsi. Allora abbiamo fatto tutto, fantastico. Allora, metti il cerchietto dietro alla testa, un po' come se fosse un cuscino, molla bene la testa sul cerchio e sollevala con la forza delle braccia. Vai a tirarti un pochino il collo. Molto piacevole. E voilà. Bene. Valuta di avere dello spazio, un po' di spazio per la distensione delle braccia, quindi stendi bene, allungati anche con le braccia. E voilà. Una bella stiracchiata anche alle linee anteriori. Girandoci a pancia in giù, prendiamo entrambe i piedi. Avvicina i talloni ai glutei, lasciando però ben aperte e appoggiate a terra le anche. Voilà, che abbiamo tirato anche la linea anteriore delle cosce. Spingiamo a terra le mani per estendere la colonna lentamente, aprire tutta la linea anteriore dell'addome, del petto. Oh, che bella stiracchiata, hai sentito bene gli addominali tirarsi? Quindi ci solleviamo e ci allunghiamo in rest position, vai piano con i glutei sui talloni e allungati bene in avanti con le braccia, lasciando a terra la fronte. Cammina in avanti proprio con i polpastrelli, senti distendersi bene anche le linee delle braccia, l'attaccatura del braccio al tronco. Tirati bene. Ah, voilà, rilassa le braccia, fai scivolare indietro le braccia, ma la testa resta ancora giù. Quindi, quando le mani sono appena ai lati delle ginocchia, fai leva sulle braccia per raddrizzare il busto in modo che non si usino i muscoli, diciamo, della schiena, anche se proprio floscio il busto non sarà, ma principalmente gli arti superiori. Molto bene, ragazzi.
Detto questo, la nostra lezione è terminata. Io ti ringrazio, ti invito a bere un abbondantissimo bicchiere d'acqua, a praticare un po' di stretching in più se senti ancora la necessità. Con questo ti ringrazio di nuovo, ti aspetto presto con la prossima lezione. Un bacio e grazie.